Gianmarco Tamberi e il video in gioielleria. Ecco cosa è successo alla sua fede nuziale e la reazione della moglie. Gianmarco Tamberi, il campione olimpico di salto in alto, ha recentemente attirato l'attenzione non solo per le sue prestazioni sportive, ma anche per un curioso episodio personale che ha fatto sorridere i suoi fan. La storia inizia con la scomparsa della fede nuziale durante la cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici di Parigi, dove l'anello è scivolato via, finendo nella Senna. Ora, a distanza di un mese, Tamberi ha deciso di correre ai ripari, con un divertente siparietto che ha coinvolto anche la moglie, Chiara Bontempi, e che è stato documentato in un video che ha già fatto il giro del web. Tamberi come ha perso la fede nuziale? Durante la cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici di Parigi, Gianmarco Tamberi ha vissuto un piccolo imprevisto che avrebbe fatto sobbalzare chiunque. La sua fede nuziale, simbolo dell'amore eterno con la moglie Chiara, è scivolata via dal dito per finire direttamente nelle acque della Senna. Tamberi ha spiegato l'accaduto con un mix di umorismo e leggerezza, dichiarando: troppa acqua, troppi kg persi negli ultimi mesi o forse l'incontenibile entusiasmo di quello che stavamo facendo. Probabilmente tutte e tre le cose. Questa perdita, seppur accidentale, ha dato il via a un episodio che avrebbe richiesto una soluzione rapida, soprattutto considerando l'importanza simbolica dell'anello. Il campione, sempre attivo sui social, ha condiviso con i suoi follower l'intenzione di rimediare a quanto accaduto, mostrando un lato ironico e disinvolto anche in situazioni che potrebbero essere vissute con maggiore tensione. È passato circa un mese dall'incidente, e Tamberi ha finalmente deciso di affrontare la questione, trasformando un momento di potenziale imbarazzo in un'occasione di divertimento. Il video e la reazione della moglie. Per affrontare la questione della fede smarrita, Gianmarco Tamberi ha scelto una delle vie più famose di Roma, Via Condotti, nota per le sue boutique di lusso e, naturalmente, per le gioiellerie. In un video pubblicato su TikTok, dove Tamberi vanta quasi 500.000 follower, il campione si è ripreso insieme alla moglie Chiara Bontempi proprio di fronte a una rinomata gioielleria. L'atleta ha iniziato il video con un tono scherzoso, dicendo: volevo dirvi che ci sono più motivi per cui siamo a Roma, facendo intendere ai suoi fan che non era lì solo per motivi sportivi. Tamberi ha poi spiegato che uno dei motivi della sua presenza a Roma era il Golden Gala, un evento sportivo di grande rilevanza. Tuttavia, il vero motivo che ha catturato l'attenzione del pubblico è stato quello legato alla fede nuziale. Mentre parlava, ha inquadrato la moglie, che, con un sorriso malizioso, indicava il dito anulare vuoto. Con un tono deciso, Chiara ha detto: fila, indirizzando il marito verso l'ingresso della gioielleria. Senza esitare, Tamberi ha risposto: vado, entrando così nel negozio per rimediare alla perdita.